anni in cui ingiustamente non si vinceva, ci hanno seguito tangibilmente, cioè l'aumento degli abbonamenti e di tutti gli altri modi di partecipare, di rendersi visibili dei tifosi è stato impressionante, proprio nei momenti più duri. Quindi sì, forse sicuramente femmina, questo l'abbiamo anche discusso con il nostro direttore artistico della comunicazione che è Oliviero Toscani, che è appena arrivato diceva, beh, è la mia Inter, è femmina, non c'è dubbio. Infatti invece il Milan è maschio, ma maschio non lo so in che modo, ma comunque maschio. Comunque questa è femmina anche in tutta la sua sregolatezza, pazzia, le femmine sono un po' più variegate, dai, veramente, meno magari sequenziali, infatti sequenziali non siamo stati, guarda che anni sono stati a zig zag fra quasi arrivarci e poi no, e poi sì, e poi no. E poi alla fine forse qualcosa anche di più razionale è arrivato e ce l'abbiamo fatta e ce la continuiamo a fare, insomma è veramente una cosa non solo gloriosa come questa copertina che devo dire, a me questa immagine sarà perché eravamo in Spagna, ma mi fa venire in mente proprio Don Chisciotte, cioè questi strani vestiti che ci si mette addosso con le cose che ami, che sono la tua vita. Io si è messo in testa la coppa, è veramente un Don Chisciotte incredibile. Comunque, Don Chisciotte aveva grandi ideali ma vinceva meno. Ah sì, questo va bene, ma sai, il sogno è anche importante, perché appunto lo parlavamo ieri, c'era anche un Danilo Dolci diceva si cresce solo se sognati, cioè col sogno, e l'Inter credo appunto che comunichi tantissimo questo sogno, tant'è vero che appunto anche quando non otteneva per qualche motivo i risultati continuava il sogno e continuava anche una certa felicità, poi naturalmente avere in mano i risultati è una cosa che ti dà più conferme, è un'ebbrezza che non abbiamo ancora assolutamente metabolizzato. Io veramente non credo che andiamo ad attendere l'alba aspettando il calciatore che va. E noi ci siamo andati in giro per Madrid con le bandiere, sì, con le magliette, con tutto. Per inciso, io mi sono resa conto di aver trasgredito molte norme, ma seguendo un consiglio di Massimo che aveva detto tutti con la maglietta e io ero l'unica con la maglietta in quel senso lì. E mi hanno spiegato che non si poteva, sì, che nessuno ci ha avuto il coraggio di dirmelo, non mi hanno fermato. Era meraviglioso, anche perché non potevamo non concedere Piazza del Duomo. I tifosi dell'Inter aspettavano da tantissimi anni, da 38 anni, perché io sono nato nel 73, l'ultima Champions League che aveva giocato l'Inter la finale contro l'Ajax era 72, da allora sono nato io e quindi ho detto sarà mica costa mia se parte di scherzo. Quindi abbiamo concesso, ovviamente sapevamo benissimo che Piazza del Duomo sarebbe stata invasa e che i tifosi sarebbero stati tantissimi. Però devo dire che non è successo nulla. Siamo stati coraggiosi, manifestazioni come queste ovviamente dopo quell'esperienza se il Milan dovesse andare in finale non possiamo concedergliela perché dopo l'esperienza quindi eviteremo di concedere. L'Inter ovviamente dopo 45 anni è riuscita ad andare in finale, quindi non avremo, se dovesse andare in finale anche l'anno prossimo, nei prossimi anni a venire, non avrà sicuramente una presenza così numerosa e massiccia come quella del 22 di maggio. Però io volevo dire che innanzitutto sono particolarmente emozionato e contento perché nel mio passato sono stato anche un calciatore dell'Inter, delle giovanili dell'Inter, ho fatto ben 8 anni, ho avuto allenatori come Meneghetti, come Caggiano, come Masiero, come Marino, come Benito Lorenzi e ho fatto 8 anni meravigliosi. Poi a 17 anni mi hanno detto vai a Prato a giocare, io forse perché non ne avevo bisogno, forse perché lo concepivo veramente come una grande passione, ho detto no, io vesto solo la maglia dell'Inter, quindi non ho fatto il calciatore professionista e mi ritrovo qui oggi a fare l'assessore, spero bene, per tutti i cittadini milanesi. Ma c'è stato anche un altro episodio, qua mi fermo poi, molto carino e simpatico, che è successo a settembre, proprio nell'occasione della presentazione della UEFA Champions League Trophy Tour.
pubblicizzato e sponsorizzato da Unicredit, e c'è un video che lo dimostra, tra l'altro, quindi non sto dicendo cose che non sono testimoniabili e dimostrabili. Durante la conferenza stampa di fianco a me avevo Baresi e avevo concluso dicendo all'Unicredit di non perdere tempo nel portare la UEFA in giro per l'Europa, ma di lasciarla qua, perché tanto sarebbe rimasta a Milano. Comunque volevo concludere ringraziando anche l'amico Filippo, perché l'anno scorso, grazie alla sua capacità, alla sua professionalità e alla sua passione, ha dato la possibilità a Milano di essere davvero una Milano capitale europea dello sport. Quindi vorrei accogliere questo con un applauso, perché è stato davvero... Io sono arrivato a marzo, quindi di fatto mi sono trovato tutto praticamente pronto, però la gestione da marzo fino alla fine dell'anno, devo dire che senza Filippo non avremmo raggiunto gli obiettivi che poi abbiamo raggiunto. Grazie a te. Puoi essere un presidente assolutamente neutrale e garantista di tutti. Non distingo tra maggioranza e opposizione, però distingo in modo molto netto gli interisti dal resto del mondo. E questo devo dire che quando i posteri, non lo farà nessuno, però di solito quando si parla anche del il signor Verbale, no? E quando questo signor Verbale è stato incontrato dai nostri figli milanesi tra molti anni, spero che questi nostri figli milanesi vedranno in me un presidente molto neutrale dal punto di vista istituzionale, ma vedranno anche un presidente che in diverse occasioni nel corso delle sedute, ogni volta che può, fa alcune sottolineature, non ultima quella durante l'ultima seduta sono stati ritirati alcuni emendamenti in relazione al piano di governo del territorio, i consiglieri si sono divisi questa comunicazione. Allora ho mi sono permesso di sottolineare come i consiglieri interisti avevano ritirato gli emendamenti denominati con la lettera A e i consiglieri milanisti avevano ritirato gli emendamenti denominati con la lettera B. Io stavo registrando un fatto vero, però chiaramente dando a tutto una certa enfasi. Quindi quando posso, questo lo sottolineo, ovviamente con il massimo rispetto della istituzione, ma anche con un sorriso, devo dire, che accompagna sia i consiglieri interisti, un sorriso un po' più ampio e un sorriso un po' più ristretto che accompagna gli altri consiglieri. Sono un po' pochi. Io devo dire che poi quando abbiamo vinto il 18° scudetto, ma non ho chiesto, presidente, però lei deve fare una dichiarazione istituzionale. Va bene, faccio una dichiarazione istituzionale. Ho detto, grazie all'Inter, Milano è diventata la città più titolata d'Italia, perché ho superato con 35 scudetti, abbiamo superato Torino con 34 scudetti, quindi l'ho voluta fare istituzionale per dire, guardate che è tutta Milano, che quindi anche la parte milanista deve essere orgogliosa di questo risultato, perché siamo tornati dopo 39 anni a essere la prima città in Italia per numero di scudetti. Poi stessa cosa durante la Champions League, allora siccome quando vengo provocato poi reagisco, i milanisti hanno detto sì, la terza Champions League, quindi presidente, noi abbiamo un numero maggiore, adesso volutamente non ricordo quanto, abbiamo un numero maggiore, ho detto va bene. Allora ho voluto fare specialmente un comunicato molto chiaro, grazie all'Inter, Milano diventa la città europea più titolata per Champions League, Coppa Campioni, quindi superando proprio il Madrid, quindi 10 per Milano e 9 per Madrid. Però sto dicendo grazie all'Inter senza scomporre questo dato di 10 e va bene così. Però io devo dire una cosa, perché quando Lotito ha preso la parola prima, devo dire che veramente mi ha scaldato il cuore in relazione proprio alle non vittorie dell'Inter. Su Facebook avevano mandato una comunicazione con scritto, una comunicazione colorata di nero azzurro, con scritto non abbiamo vinto per 43 anni. Io sono diventato pazzo perché gli anni erano 44, quindi cercavo di capire come poter correggere la grafica e questa comunicazione. Anche erano 44, c'è anche Roberto, ciao.
erano 44, tra l'altro in fila per 6 con il resto di 2, quindi proprio non si sgarra, e quindi questa cosa, anche il dato sul ventennio juventino, quindi sono felicissimo che queste cose sono state ricordate anche a chi queste cose se le dimentica, e consegnate alla storia attraverso questo libro che si leggerà sicuramente in un baleno. Devo dire che ogni tanto bisogna fare qualche pausa nel libro, ritornare sulla copertina, guardare la copertina, diciamo, per un'ora, poi richiudere riaprire il libro e proseguire la lettura, ma certamente conoscendo anche come scrive Filippo e anche Giampiero Tito, che conoscevo e sapevo dal suo curriculum anche il tema delle nuove tecnologie, che certamente ha aiutato lui alla gestione delle informazioni in relazione agli archivi, come aiuterà credo Benitez in relazione al suo metodo di lavoro, che credo essere molto meticoloso dal punto di vista proprio della gestione delle informazioni sui giocatori, per dire che quando si parla di queste cose davvero saltano tutti gli schemi. Domenica scorsa ero un po' arrabbiato, un po' concentrato sul lavoro, avevo comunicato al micro macro mondo che mi circonda che non avevo intenzione di parlare con nessuno, ero assolutamente concentrato. Suona il telefono, era Roberto Scarpini, allora da lì è cambiato tutto, cioè è diventata una telefonata di gioia, sono stato felicissimo. Allora mi hanno chiesto: scusi, ma tu non eri quello che aveva tagliato i ponti col mondo, che aveva detto che per 3 ore non doveva esistere nessuno? Ma ci sono le eccezioni, ci sono le motivate eccezioni, per Dio, e l'Inter. Poi, se mi posso permettere di aggiungere qualcosa a quanto hanno detto gli autori in relazione all'internazionalità. Ecco, una cosa, soprattutto in questo periodo di mondiali, a parte mi fa un po' sorridere che ci sono elementi della cultura padana del paese che si permettono di giudicare l'italianità dell'Inter. Questo anche dal punto di vista politico è una cosa straordinaria. Cioè, abbiamo nei padani i difensori dell'italianità. Però parliamo di questo tema. Allora, io credo che l'Inter abbia assolutamente un cuore italiano. Ha un cuore italiano che si declina attraverso alcune presenze straniere, che credo che siano un elemento di vantaggio, credo che siano un di più che altri non hanno, e credo anche che sia perfettamente coerente con la storia dell'Inter, perché quando l'Inter è stata fondata dichiaratamente, a parte che basterebbe il nome, no? Per identificare non solo la femminilità della squadra, ma anche la caratteristica di abbattere i confini. Ma esplicitamente si dice che il passaporto ideale che certifica una sola nazionalità è quello di essere campione. Quindi credo che sia non soltanto una scelta coerente con il nostro presente e anche con il nostro futuro, ma anche una scelta assolutamente coerente col passato dell'Inter, proprio nell'idea di assoluta continuità che è stata ricordata prima, nei risultati e anche nell'anima dell'Inter, un'anima leale, un'anima che ha alcune caratteristiche di impegno al di là dei confini dello stretto campo da gioco, attraverso tutta una serie di iniziative in alcuni campi della nostra società apparentemente slegati dal mondo del calcio in senso stretto, ma che fortunatamente lo sono attraverso un'osmosi positiva, e devo dire che la proprietà da questo punto di vista ha fatto moltissimo.